Favorevoli 252, contrari 25, la Camera approva. Ora andiamo allora all'aggiuntivo. Grazie Presidente, sì. Sia il 10.02 no, che questo è stato ritirato. Il Misuraca, sì. Quindi c'è solo il 10.01, sì. Invito a ritiro, parere contrario. Parere contrario. Va bene, allora il relatore Sinistra Italiana. Favorevole. Il governo. C'è Toninelli. Ah, Toninelli è tornato, prego. Il parere sullo 10.01. Grazie Presidente. 10.01? Sì. Mi rimetto all'Aula. D'accordo. Il governo. Parere di maggioranza. Sì. Va bene. Allora, nessuno chiede di intervenire. La votazione è aperta sul 10.01. Occhiuto. Fabbri. Müller. Pannarale. Tutti hanno votato? Sì, la votazione è chiusa. Favorevoli 69, contrari 294, la Camera respinge. Allora passiamo agli ordini del giorno. Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi dell'articolo 89,1 del Regolamento, i seguenti ordini del giorno in quanto del tutto estranei al contenuto del provvedimento, ovvero riguardanti i medesimi argomenti di proposte emendative dichiarate inammissibili per estraneità di materia. Invernizzi, numero 4, in materia di disciplina elettorale con riferimento specifico alla soglia per accedere al premio di maggioranza. All'Asia, numero 6, in materia di trattenuta sindacale a carico del lavoratore dipendente o autonomo. Caparini, numero 8, e Gianluca Pini, numero 10, concernenti l'assegno vitalizio dei parlamentari e dei consiglieri regionali. Se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il rappresentante. Caparini, deputato. Sì, purtroppo noto che è stato respinto, o meglio non ammesso, un ordine del giorno che verteva su una materia molto importante.